tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, sembra leggermente che la voce stia tornando. Noi non mettiamo le mani avanti, ma se tutto va bene, entro pochi giorni torneremo con la voce squillante, come già sapete benissimo. Beh ragazzi, oggi volevo farvi vedere un deck con il gigante e la cimitero, o il cimitero, che Dio si voglia. È il deck di Riccardo, ragazzi. Dice, chi è Riccardo? Riccardo è un membro dei Total War che ha passato i 5.000 trofei, quindi direi che vale la pena dedicargli una puntata. Questo è il deck che usa lui, ovviamente le sue carte sono a livelli ben più alti delle mie, ma non per questo non possiamo usarlo nel torneo, dove tutte le carte sono a livello massimo, in modo da capire bene come farlo girare. Quindi, senza perdere ulteriormente tempo, andiamo subito in una sfida classica e vediamo di portare a casa il risultato. Siamo contro Rick degli Agnos d'Anuet. Andiamo subito con un Giant sulla sinistra, vediamo come deciderà di risponderci lui. C'è un Peccone, ragazzi, il Super Peccone lo lasciamo pure tranquillamente entrare, e non appena saremo a 10, pam, apriamo con il cimitero. Bene così, mettiamo il Bowler, ragazzi, lo mettiamo dietro. Intanto lo Stregone si è già preoccupato di loccare il Giant, andiamo anche a tirare una zap sul Peccone e la Torre in modo da fare un retarget. 1425 e Pekka Giga che sta entrando in questo momento, gli mettiamo gli arcieri, direi di preparare un mega sgherro qui, e la gang di Goblin la mettiamo dietro, vediamo se riusciamo a essere abbastanza veloci per fermare questo attacco, ragazzi, incredibile, micidiale il suo attacco. Gioca lo Grider specchiato addirittura, lasciamoglielo pure entrare, non c'è nessun problema. Apriamo con un Giant sulla sinistra, mentre il mega sgherro rimane dietro, quindi è protetto dai colpi di qualsiasi truppa. Andiamo ancora a zappare tutti gli scheletrini che ci sono sul Giant e siamo pronti ad aprire con un cimitero. Bene così che entrano le truppe, e adesso è il momento, apriamo con il cimitero mega sgherro che colpisce il mago elettrico, ma anche gli scheletrini fanno il loro lavoro, ragazzi, e come vedete, incredibile, giù così la sua torre di sinistra. Cimitero veramente violentissimo, gli facciamo sprecare anche una zap. Va bene, prepariamoci al nuovo attacco o al contrattacco se lui dovesse aprire centrale. Noi comunque per sicurezza il bocciatore lo piazziamo dietro la nostra torre centrale sulla destra. Lui riapre ancora con il gigante, gli mettiamo una coppia di arcieri dietro, non ci fa nessuna preoccupazione. Andiamo ancora avanti con il Giant, lui gioca la doppia fornace, addirittura si espone così tanto. Il mega sgherro sta colpendo il Peccone, ma la mia gang di Goblin tira giù il mago di fuoco. Andiamo a mettere un altro bocciatore, una coppia di arcieri, vediamo se riusciamo a spostarli. No, ci pensano già loro due. Allora a questo punto apriamo con il cimitero, vediamo se servirà a qualcosa. Arcieri e Bowler sul Peccone lo tirano giù in questo momento senza problemi. Purtroppo non riusciamo a danneggiare tantissimo con il cimitero, ma la cosa non ci preoccupa perché ci riprepariamo a riattaccare. Quindi giochiamo un bocciatore, questa volta leggermente più avanti. Guardalo lì, che bullying, ragazzi, che bullying. Il bocciatore, incredibile, riesce a fare un sacco di male. Andiamo ancora con il mega sgherro. Abbiamo giocato un cimitero che va a colpire anche la sua fornace giocata alla destra del castellone. In questo momento, ragazzi, micidiale l'attacco mega sgherro più cimitero, che come potete vedere si rivela veramente molto efficace. Ancora la zap per tirare via tutti gli scheletri sul nostro giga. 3.32 la sua torre, servirebbero solo pochi colpi. Vediamo se riusciamo a portare a casa il risultato. 3.32
Gli scheletrini sono entrati, danneggiano un pochettino, andiamo a tirare le frecce continuando a danneggiare. 167 davanti il bocciatore di nuovo, davanti il gigante di nuovo che colpisce, che viene colpito dal... cos'era, lo stregone se non ho visto male. Andiamo ad aprire di nuovo col cimitero e siamo pronti anche con le frecce, ragazzi, a tirarle. Vediamo se la chiudiamo. Rimane a 5 purtroppo la sua torre e lo scheletrino micidiale, ragazzi, va a dare l'ultimo fendente tirando giù così la sua torre. Beh, come avete potuto vedere, ragazzi, eccezionale in questo punto di vista il bocciatore, giocato dietro, gigante, lo mettiamo davanti per subire i colpi e appena la torre lo locca, bram, apriamo col cimitero e poi condiamo con tutte le altre carte che avete visto. Ma non ci fermiamo qua, proviamone subito un'altra dietro così, vediamo come ci va contro Luis dei Los Barletis. Quindi abbiamo ancora il nostro Giant che potremo sicuramente usare per l'apertura, cosa che appunto fa anche lui. Quindi doppio Giant, uno mio, uno suo, aperti dallo stesso lato dell'arena. Aspettiamo ancora, lasciamo caricare il mana, vediamo come gioca lui la protezione del Giant. Noi mettiamo gli arcieri, lui gioca il Mega Sgherro, ce l'ho anche io. Preferisco aspettare che il suo entri, anche gli arcieri, vuol dire che abbiamo lo stesso mazzo. Giochiamo il Mega Sgherro dietro, allora a questo punto, che danneggia il Giga, lui gioca la Poison, facciamola passare, vediamo un po' se riusciamo bene, che si salva il Mega Sgherro, che viene colpito purtroppo in questo momento. Giocati un pochettino troppo preventivi, la gang di Goblin, 2112, 1597, siamo seriamente più danneggiati noi, ma adesso facciamo entrare il bocciatore e apriamo con il cimitero, vediamo se la torre locca il bocciatore e lui gioca il mini pecca, quindi siamo pronti ad esempio a tirare una zap sui suoi arcieri che vengono eliminati poi completamente dagli scheletrini. E come vedete, ragazzi, anche questo attacco si rivela fortemente efficace. Aspettiamo ancora un attimino, proviamo a mettere degli arcieri qua e gli mettiamo il Mega Sgherro sul mago elettrico, bene, bene così, lui zappa, non riesce ad arrivare col mini pecca, Mega Sgherro si preoccupa di tirare giù il mago elettrico e quindi prosegue, ma ovviamente non può arrivare alla torre, credo neanche gli arcieri, forse un colpo lo tirano, bene che tira una freccia il nostro arcierino, bello bello bello. Quindi stiamo aspettando ovviamente che salga di nuovo il mana, ripartiamo con molta calma, con molta tranquillità, vedo che lo fa anche lui, arriviamo proprio all'ultimo millimetro del caricamento del mana per mettere giù poi il nostro Giant, leggermente più arretrato rispetto al suo, che fra pochi passi entrerà nella nostra area di gioco. Lui gioca il mini pecca, noi andiamo con il bocciatore, servirebbe velocemente il Mega Sgherro ma non è disponibile, quindi mettiamo il cimitero, vediamo, lui sta sprecando 1800 punti di mana per fare quello che ha appena fatto, bellissimo il suo mago elettrico, andiamo a zappare un attimino e gli scheletrini, ragazzi, se lo mangiano. 156, 89 la sua torre, possiamo ancora permetterci un attimo di ricaricare il mana per aspettare queste ultime fasi di gioco, va bene, lui spara la poison, noi mettiamo un giant che subisce ovviamente i colpi del Mega Sgherro ma che ci permette di salvare la torre, mini pecca sul giant, andiamo a sparargli dietro un bocciatore e Mega Sgherro di nuovo, andiamo a zappare e gli facciamo la torre a 14 secondi dalla fine, tentiamo anche le frecce, si rivelano abbastanza utili, vuol dire che non ce la faccio, 79, riesce a pareggiare, incredibile ragazzi, a 4 secondi dalla fine si riporta in pareggio, quindi possiamo fare così. Gigante che deve entrare e che quindi scende in questo momento e adesso cimitero, molto molto bene, Mega Sgherro dietro, aspettiamo il suo mago elettrico, non arriva il mago elettrico ma arriva il suo Mega Sgherro e quindi c'è anche il mio in questo momento, andiamo a zappare un attimino, bellissimo il suo tronco che elimina praticamente tutte le mie truppe, tutto il mio attacco vanificato, è momento di usare il bocciatore, lui riesce a fare un pochettino di casino facendo l'ingresso del gigante sulla parte centrale, Mega Sgherro mio che va a subire i colpi in questo momento del Mega Sgherro ma che comunque riesce a salvare la torre, peccato si è esploso, giocato il gigante troppo presto, non dovrebbe avere disponibile il tronco, quindi andiamo con la gang di Goblin per eliminare, invece ce l'aveva pronto, ma un Goblin si è salvato e va a colpire il mini pecca che a sua volta sta colpendo il mio gigante, quindi avanti con il bocciatore, lui riesce ancora a giocare perfettamente il
suo Giant che toglie l'attenzione del mio bocciatore. Incredibile, ragazzi. Incredibile, ragazzi. 700, 670, 4,59, 1 minuto e 53 alla fine. Dobbiamo attendere ancora. Apriamo di nuovo col cimitero. Vediamo se ribaltiamo la situazione. Pronte le frecce sugli arcieri. E riusciamo a danneggiarli pesantemente, ma il mago elettrico è una grande spina nel fianco. Lui gioca il tronco, mettiamo la gang di goblin, riusciamo solo a salvare il colpo del mini P.E.K.K.A. Credo non salveremo la torre, che va, oh porca miseria, giù così in questo momento. Va bene, va bene, va bene. Una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa, ma non per questo dobbiamo perderci d'animo. Quindi vediamo un pochettino se abbiamo qualcosa interessante da fare. Dei rei proprio di sì. Abbiamo un baule omaggio e un baule della corona da aprire direttamente qui insieme a voi nel chest di oggi, ragazzi. Ma prima datemi 2 secondi per ricordarvi, ragazzi, di attivare la campanella sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico e, ragazzi, sugli streaming che faccio, anche perché da adesso la qualità sarà veramente molto molto più fluida. Quindi dette queste ciarlate, andiamo a donare un pochettino di giganti royale al nostro amico God2. Apriamo il primo baule omaggetto della giornata, 91 di gold, un ariete da da battaglia, niente di che, e 12 gang di goblin. Anche questa truppa non la sto usando. Tra l'altro, ariete da battaglia e gang di goblin, carte che verranno bilanciate nell'aggiornamento che uscirà fra pochi giorni. Andiamo ad aprire invece il bauletto della coronetta, vediamo un po' cosa ci regala. 6,41 di gold, wow, 4 gemme, non si vedono così spesso. 4 torre bombardiere, 4 giganti, 28 spiriti del ghiaccio. Ragazzi, sento qualcosa nell'aria, sento un prurito, no, 46 arcieri, ho sentito un prurito, probabilmente era solo un prurito. Quindi proviamo a fare l'ultima partita con il deck gigante cimitero che vi ho mostrato fino a poco fa. Speriamo di vincere, altrimenti andate a vedervi le partite di Riccardo dei Total War. Quindi, se volete capire come giocare bene il gigante, ah, subito l'uri di cavernicoli, dobbiamo per forza riuscire a togliergli in qualche modo. Lui spara frecce e gioca anche, non ho neanche visto sinceramente, io ho messo degli arcieri, stiamo entrando, aspettiamo di salire un pochettino con il mana per poi aprire con il super cimitero. Lui, se non ho visto male, mette un mago elettrico, bene così, vai bocciatore, vai bocciatore, vai bocciatore. Il mago elettrico, ragazzi, comunque riesce a colpire, ma in questo momento sono riusciti a entrare i miei scheletrini che purtroppo non spawnano dalla parte giusta e il bocciatore viene bruciacchiato dalla sua torre. Fa niente, Valchiriozza che sta entrando, prepariamo a mettergli giù un bellissimo giant un quadratino più in qua in modo che la Valchiria venga spostata. Mega sgherro centrale, incredibile, ancora il luri di cavernicoli, ragazzi, serve che la Valchiria vada giù, bene così possiamo mettergli adesso sopra la gang di goblin ed evitare di far subire troppi danni al nostro giga, ragazzi, che sembra essere salvato. Bellissima la sua serie di frecce e addirittura la zap, non ci posso credere. 1893, decide di difendersi così, ma credo che sia abbastanza scarico di mana, quindi direi che a 8 giochiamo il bocciatore davanti e poi gli apriamo con il cimitero. Quindi bocciatore davanti, come appena annunciato, abbiamo giusto quel tempo lì per aprire con il cimitero. Wow, super peccone su bocciatore, ragazzi, incredibile, incredibile la sua giocata, non ci posso credere. Abbiamo comunque il cimitero che fa un sacco di danni, ma anche il suo peccone sicuramente non sarà da meno. Guardate come tira micidiali fendenti, gliene bastano 3, ragazzi, per tirare giù la torre. Wow, per fortuna non colpisce gli arcieri. Vediamo se riusciamo a mettere davanti il giant, non sarebbe certo male. Lui gioca boia e drago inferno, lo facciamo passare, non fa niente, lo facciamo passare, bene che siamo riusciti a danneggiare il boia. Riapriamo anche noi sulla sinistra con il giant e serve che la mia gang di goblin vada di qua. Mettiamo il bocciatore centrale, lo mettiamo proprio addosso, e gli arcieri spostati un pochettino possono colpire il drago inferno, purtroppo non lo fanno. Sì, invece che c'è un arciere che si è salvato, ci sono ancora i luridi, ragazzi, full vita, quindi credo che ben presto ci sarà un grande casino da sistemare, che è proprio questo. Proviamo a tirare una zap giusto per riuscire ad eliminare l'attacco repentino del drago inferno. Ce la siamo cavata anche abbastanza bene, se devo dire la verità, non pensavo
bravo, così bene, gli mettiamo di nuovo sopra un bocciatore per salvare il goblin. Lui spara una zappa, allora mega sgherro per togliere un sacco di vita al suo sacco di lurido. E quasi quasi ancora gioca lui mago elettrico, ragazzi, e drago inferno. Mettiamo gli arcieri e facciamo una zap appena pronta. Zap completamente sprecata, per non ho ben capito come sia possibile che il drago inferno abbia già finito la salute. Ma a questo punto apriamo col cimitero cattivissimo davanti il gigante e gli arcieri. Mettiamo anche un mega sgherro di protezione, vediamo se riusciamo a fare un pochettino di danno. Bene così, che la valchiria va sugli arcieri, gliene mettiamo ancora due, gliene mettiamo, guardate come scende, mamma mia, la vita della sua torre con il cimitero, ragazzi, veramente potentissimo. Gli arcieri intanto riescono a fare un po' di male alla valchiriozza. Abbiamo un bocciatore, lui secondo me giocherà un altro pecca dal centro, vediamo se la vedo giusta. Gioca un drago inferno, gli mettiamo la gang e mettiamo un gigante davanti al bocciatore. Ha giocato anche i luridi, quindi serve che il mega sgherro colpisca molto bene il suo drago inferno. E apriamo col cimitero, dovremmo averla chiusa, ragazzi, dovremmo averla chiusa, ragazzi, direi proprio di sì, ragazzi. Chiudiamo in bellezza questa partita, complimenti Riccardo per il deck, veramente veramente eccezionale. Salutiamo Yassef che purtroppo perde disastrosamente questa partita. E ragazzi, direi che per oggi siamo arrivati. Io vi ricordo, intanto fermi tutti, vi ringrazio ragazzi per il giga supporto che mi... giga supporto, mazzo gigante, che mi dimostrate sempre vedendo anche gli streaming. Ragazzi, siete pazzi anche voi, siete pazzi anche voi, ma sono pazzo anche io che li faccio e lo sappiamo tutti. Le due cose che vi ricordo, le due robette, quelle facili facili. La prima, fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War, che è anche la pagina del nostro clan, e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!